Questi quattro atleti hanno circa 2 minuti di ritardo dalla testa della corsa, quindi è abbastanza rassicurante il margine di Sanarini nei confronti degli immediati inseguitori. È anche vero, però, come abbiamo visto poco fa, che tutte le gare sono imprevedibili, ma questa forse lo è a maggior ragione. Prova ad insistere Petri e Jacky è il primo a portarsi sulla sua ruota, un pochino più affaticato forse Ferruzzi, eccolo qua che arriva. Adesso cerchiamo di capire anche chi è questo quarto atleta del quale siamo un po' in difetto, abbiamo riconosciuto solo la società di appartenenza che è quella della scuola ciclismo Vo, ed è Giulio Gambarotto, dorsale 80, che forse accusa un po' la fatica, non ce la fa a tenere la ruota di Ferruzzi che si trova davanti a lui. Sta per concludersi il tratto della Magia. Sta per concludersi e quindi a breve, magari con la nostra telecamera, riusciremo anche a riportarci sulla testa della corsa. Adesso i distacchi cominciano a essere veramente, veramente importanti, quindi purtroppo o per fortuna siamo costretti a mantenerci un po' più su coloro che compongono la testa della corsa. Arriva un altro drappello avvantaggiato da un atleta della Foscobessi, che è segnalato a 2 minuti e 40 secondi di ritardo. Un drappello piuttosto numeroso, ma anche per questo comincia a essere un po' complicato pensare di andare a recuperare chi si trova sulla testa. E noi con la nostra telecamera ci riportiamo proprio sulla testa della corsa, proprio su Matteo Sanarini, dorsale 74, portacolori della scuola Ciclismo Vo. Adesso sul volto sembra di riconoscere la fatica di Sanarini, ma è più che ammesso. Siamo ormai in fase conclusiva con l'atleta che sta guidando la gara e sentiamo di dire che a meno che non succeda qualcosa, a meno che non ci sia un qualche incidente meccanico, è fatta per Sanarini, che quindi può iniziare un po' a gustarsi questa sensazione di vittoria in una gara molto molto prestigiosa. Lo Sterrato però non abbandona Sanarini, perché quando siamo anche a 1 chilometro dalla conclusione c'è un tratto di Sterrato, perché praticamente anche il piccolo pezzetto che immette gli atleti nella pista dell'arrivo è in strada battuta, non sono proprio sassi, è un prato, se vogliamo essere proprio più specifici, però insomma non c'è mai da rilassarsi, perché comunque c'è sempre da stare particolarmente attenti. Bella però l'azione di Sanarini, perché si è fatto un bel po' di strada tutto da solo e adesso può ricevere gli applausi del pubblico di Casalguidi, che sono sul percorso e sono poi anche nello stadio ad attendere Sanarini. Purtroppo quest'anno le gradinate non erano agibili, quindi erano chiuse perché appunto non era possibile per la sicurezza poter stare, quindi non c'era la tribuna piena ad aspettare i ragazzi, però comunque il pubblico era presente, anche perché in questo caso è stato permesso di poter entrare nello stadio quando invece negli anni passati non era ammesso. E quindi nonostante qualche difficoltà, la Polisportiva Mille Luci di Ugo Ginanni ce l'ha fatta a portare a termine anche questa Coppa Caduti di Casalguidi, 62esima edizione, 23esimo trofeo comune di Serravalle Pistoiese, 12esima Roubaix di Casalguidi, classicissima Franco Ballerini. Avevo modo di sentire anche il suocero di Franco Ballerini poco dopo l'arrivo, così tanto per sentire le sue impressioni. Però adesso ci concentriamo su colui che si può godere la vittoria. Per Matteo Sanarini, prima vittoria stagionale, e che vittoria ci viene da dire. Siamo ormai all'altezza dell'ultimo chilometro, quel tratto che vedevamo sempre nel senso opposto e che vi dicevamo che nel finale avrebbe affrontato nell'altro senso. Eccolo qua, triangolo rosso dell'ultimo chilometro per Matteo Sanarini, che accompagneremo almeno fino all'ingresso nel tratto di Strada Bianca, se non di più, avendo poi comunque la seconda telecamera che ci permette di potersi gestire un po' meglio nel finale. E questo è sicuramente un tratto emozionante per Sanarini, perché sa che ormai
sono sempre meno i metri che lo tengono lontano dalla vittoria, da una vittoria prestigiosa, da una vittoria nella memoria di qualcuno che tanto ha fatto per il ciclismo. Parlavamo durante la gara con chi era lì con noi che per qualcuno, o forse anche per la maggioranza di questi ragazzi, Franco Ballerini non è un ricordo molto presente, perché ormai è già 12 anni che è venuto a mancare Franco, però sicuramente le gesta, quello che ha fatto per il ciclismo, lo sanno e lo dimostrano anche con l'impegno che hanno messo anche in questa 12esima edizione. Arriva il momento della consapevolezza per Sanarini, perché ormai sa davvero che è questione di poche curve e poi sarà ingresso nella pista di Casalguidi, dove i suoi sostenitori e non solo sono pronto ad applaudirlo, e quindi è il momento solo di sorridere e di gustarsi questi ultimi metri per il portacolori della scuola ciclismo Vaux. Quindi eccola qua, l'ultima curva verso destra che immette in un piccolo tratto di strada bianca per poi entrare nella pista. Eccolo qua, l'ingresso in pista per Matteo Sanarini, che copre gli 83 km e 600 metri in 2 ore e 23 alla media di 35 e 0,36. Soddisfazione ovviamente per lui. Attendiamo alle spalle la coppia della Foscovessi che ha lasciato la compagnia di tutti gli altri, arrivano a 1 minuto e 34 i due atleti Ferruzzi e Petri della Foscovessi, e vedremo come decideranno di gestire il finale, se faranno una volata o se accontenteranno di gestirsi il finale. Non sembra che ci sia volata, infatti è Damiano Petri che va a prendersi la seconda posizione, terza posizione per Emanuele Ferruzzi appunto a 1 minuto e 34. Arriva poi a 1 minuto e 50 Giulio Gambarotto, altro corridore della scuola ciclismo Vaux, quindi sicuramente tanta soddisfazione di squadra, perché comunque sono tanti gli atleti che sono riusciti a portare a termine e comunque hanno gestito al meglio la gara. Quindi arriva Giulio Gambarotto della scuola ciclismo Vaux a 1 minuto e 50 secondi di ritardo, taglia il traguardo stremato anche lui. Arriva Niccolò Iacchi, quinta posizione per il portacolori del team Franco Ballerini, sicuramente ha giocato un po' d'emozione anche per questa formazione. Dicevamo quinta posizione per Niccolò Iacchi, che taglia il traguardo 2 minuti e 42 minuti dopo la vittoria di Matteo Sanarini. Eccolo qua Niccolò Iacchi, comunque soddisfatto del suo risultato, anche lui vittima di foratura. Sesta posizione per Riccardo del Cucina, 3 minuti e 39 il ritardo per un altro atleta, il terzo che taglia il traguardo, l'atleta della Foscovessi. Dobbiamo dire che era presente il servizio di photo finish, però obiettivamente in questa edizione non è stato poi così utilizzato, è stato utilizzato sì, ma non è stato poi così consultato, mettiamola così. Taglia il traguardo quindi anche Riccardo della Cucina. Arriva il drappello che va a concludere l'ordine d'arrivo dei primi 10. Arrivano a 4 minuti e 45 questo drappello di 7-8 unità che vanno a battersi per la settima posizione. E qui è volata vera, comunque lanciata la volata tra la testa della Postumia e della scuola ciclismo Vaux, ed è Furlan della scuola ciclismo Vaux a cogliere la settima posizione, ottavo Manuel Tessaro della Postumia, nono Tommaso Poli del team Franco Ballerini e decimo Daniel Longo della scuola ciclismo Vaux. Questo è l'ordine di arrivo, e mentre vediamo l'arrivo vittorioso di Matteo Sanarini, vi lasciamo alle interviste. Il vincitore, il trionfatore, Matteo Sanarini, te ne sei andato quando mancava più di un giro, hai accumulato vantaggio, non ti hanno rivisto fin dopo l'arrivo. Sì, dai, io ho deciso di attaccare da lontano a 30 km dalla fine, e grazie anche alla copertura dei miei compagni di squadra, che eravamo in 4 su 11 mi sembra davanti, ho detto di provare, visto che non ho il finale velocissimo. Ho provato un'azione da lontano, è andata bene e sono andata tutto da quando sono partito alla fine. Quando hai capito che ce l'avresti fatta?
Veramente ho capito magari quando mancavano 5 km, perché può sempre succedere di tutto negli sterrati, soprattutto bucare, come è successo anche agli avversari, e anche i crampi sono un'altra variante molto presente. Damiano Petri, seconda posizione, un po' di rammarico perché ci sei arrivato vicino, però contro questo ragazzo non c'è stato niente da fare. Sì, sicuramente, oggi stavo veramente bene, abbiamo corso bene tutta la squadra, poi abbiamo avuto sfortuna io e Emanuele, che abbiamo forato nello stesso momento quando eravamo in fuga, e niente, abbiamo fatto il possibile, è andata comunque andava bene. Emanuele Ferruzzi, terza posizione, un bel risultato di squadra, un po' di rammarico però perché la sfortuna ci ha messo parecchio lo zampino oggi. Sì, sì, si è fatto del nostro meglio, ma con la sfortuna non ci si può fare niente. Si è fatto il massimo per rientrare in gruppo appena forati, ho aspettato Damiano e siamo riusciti a rientrare e poi staccare una fuga in quattro. Poi siamo riusciti a staccare gli altri due e siamo riusciti ad arrivare noi due da soli. Quindi diciamo è stata una buona gara.